Ci vediamo all'uscita. 31esima giornata del campionato di Serie A, oggi Lecce Udinese, dopo le tre sconfitte il Lecce torna a vincere e a sperare per la salvezza. Che Lecce è stato oggi? Grandissimo il Lecce, già meritava di chiudere la partita nel primo tempo, è stato sfortunato, non ci hanno creduto, comunque. Ma torna a sperare a salvarsi adesso. Ci mancherebbe altro, perché c'è una bella squadra, quando fa del bel gioco si vede la squadra comunque. Quanto è importante questa vittoria? Molto importante, perché il Lecce oggi ha dimostrato di crederci, serviva pure per i tifosi, ci voleva questa grinta. Un Lecce che con le grandi si esalta. Si esalta, poverino, dobbiamo dire poverino pure, perché ogni tanto mollava la presa, ma oggi è sceso veramente con i denti strinti. Migliore in campo? Secondo me Oliveira è stato grande anche il portiere, il nostro portiere. Rosati. Disfattissimo, si torna a sperare. Siamo forti, speriamo. Allora, quanto è stato importante vincere oggi? È importantissimo. Un Lecce che con le grandi squadre si sale. Sì, infatti si vede che il Lecce è nostro, il Salento nostro, no? Bella, veramente una grande partita giocata col cuore. Così ci potremo salvare. Migliore in campo chi è stato? Quello che ha segnato due gol. Bertolacci, non c'è dubbio. Però tutta la squadra ha giocato bene, era coesa, si sono difesi bene, cosa che in tante altre partite, nell'ultimo quarto d'ora siamo crollati. Sono soddisfatto. Insomma, gli schiaffi aiutano a crescere allora. Certo, come no? Anche dati ai figli aiutano a crescere, figli migliori. Qualche schiaffo in più ai figli bisognerebbe darlo. Io sì, sono soddisfattissimo. Le altre partite no. Che cosa ha funzionato oggi rispetto a lei? Prima di tutto ha funzionato la difesa, impeccabile. Poi ha saputo mettere una formazione tipo per vincere. Insomma, Di Michele. Di Michele, se manca Di Michele non siamo niente, perché è l'unico giocatore della Serie A. Grazie. Forza. Cosa devo dire? Un grande Lecce e forza Di Michele. E domenica tutti a Genova! Un Lecce diverso oggi. Finalmente era ora che uscissimo dallo stadio soddisfatti, abbiamo giocato certamente meglio dell'Udinese, che è una grande squadra. Come che questo Lecce con le grandi si esalta? Beh, è sempre così, no? C'è uno stimolo in più ed è una cosa importantissima, forza Lecce! L'impegno praticamente c'è stato sempre, però comunque devo dire insomma che è stata una sofferenza, perché io le posso dire chiaramente che il punto che noi abbiamo preso a Brescia, scusate l'espressione, ce l'hanno fatto ripagare fortemente. Che voto dà Di Canio? Ma Di Canio oggi li devo dare 7, li devo dare. Che lei c'è stato oggi? Fantastico, sì, una partita veramente entusiasmante. Insomma, bisogna trovare sempre queste grandi squadre per poter vincere una partita. Il Lecce si esalta con le grandi. Grande, veramente una grande performance. Ha giocato molto bene. A mio avviso Giacomazzi non deve più giocare. E giochiamo sempre con Bertolacci, vinceremo sempre. Che voto dà a De Canio? A De Canio 7 più. Sta comunicando la vittoria del Lecce in famiglia? Sì, no, sto parlando con uno di Bologna, un amico, per dirgli quanto è stato poco serio. Ragazzi, volevo dedicare la vittoria ad Alessandro Serafino, un grandissimo amico nostro di tutta Lecce, che ha fatto l'incidente questa settimana, quindi la vittoria è per te. Vabbè, è così, è purtroppo. Bertolacci! Andrea Bertolacci! Andrea, dica. Allora, che voto dà oggi a Di Canio? 8. Che cosa oggi il mister non ha sbagliato? Ma secondo me, io sì, sono un ignorante in materia, quindi non è che... A me è sembrato che Oliveira ha sbagliato molto e in certi momenti ha compromesso, insomma, qualche errore al centrocampo poteva essere per noi un po'... Si salva questo Lecce, dai? Io credo di sì, che scherziamo, si salva sì, come no. E dallo stadio Via del Mare è tutto, Lecce batte Udinese 2-0. Bellissimo, un bellissimo Lecce. Quanto spera nella salvezza? Molto, speriamo di vincere pure con la Sampdoria e poi vediamo. Poteva finire oggi il campionato, saremmo stati salvi, no? Come no, purtroppo non è così. Forza Lecce!